È stato siglato lunedì 11 novembre presso il comune di Bari il gemellaggio tra le città di Bari, Monte Sant'Angelo e San Giovanni Rotondo dai sindaci Michele Emiliano, Antonio Di Asio e Luigi Pompilio al fine di incrementare la collaborazione istituzionale e culturale con particolare riferimento allo sviluppo del turismo religioso. Attraverso l'accordo i tre comuni si impegnano a promuovere iniziative congiunte che possano valorizzare le tradizioni religiose, culturali e storiche dei rispettivi territori e programmare interventi che interessino anche le attività economiche connesse ai pellegrinaggi dei fedeli. I sindaci hanno quindi inteso compiere un primo passo verso la costruzione di un efficace strumento di coordinamento nel settore del turismo culturale e religioso. Voglio esprimere la mia soddisfazione per questa giornata, per questo gemellaggio con la grande città come Bari, con San Giovanni Rotondo, con le tradizioni che legano queste tre città. Oggi è nata il primo nucleo, diciamo, di distretto religioso, una rete della Puglia Sacra. Sicuramente porterà dei frutti positivi alla città, insomma, tutti quelli che vorranno venire in Puglia per conoscere le nostre meraviglie. Il gemellaggio ha soprattutto valore spirituale. Poi è chiaro che ci auguriamo anche che le comunità sappiano vivere questa fraternità speciale che si crea tra le città gemellate per costruire delle iniziative comuni in modo tale che per esempio il grande valore di religiosità popolare che viene da Padre Pio, che è una religiosità del XX secolo, che si sta proiettando nel XXI, sia conosciuta come quella di San Nicola e come quella di San Michele, perché Padre Pio è una celebrità assoluta in Europa, in Italia, anche grazie a Papa Wojtyła, ma probabilmente nell'Est non è ancora conosciuto fino in fondo. E noi abbiamo qui a disposizione migliaia di pellegrini che da tutte le parti del mondo, ma in particolare dalla grande madre Russia, arrivano con una religiosità bella, spontanea, pulita, proprio come quella di Padre Pio. E ovviamente poter immaginare di costruire dei percorsi che portino alla visita per esempio della grotta di San Michele, come ho detto, chiamarsi Michele è quasi un onere, una responsabilità, perché si tratta dell'arcangelo che sul mandato del Padre Eterno ha respinto il diavolo all'inferno, e questa cosa è una cosa potentissima che fa di San Michele la rappresentazione della parte buona che è in ciascuno di noi. Ecco, poter dire a queste persone che la Puglia non è solo la tomba di San Nicola, ma è un insieme di storie bellissime, di popolazioni diverse come quelle garganiche che hanno dato vita in un posto incredibile, uno degli ospedali più moderni del mondo, che è un orgoglio per tutta l'Italia, in particolare per la Puglia. Ecco, tutti questi elementi ci rendono consapevoli di essere parte di una storia che non scriviamo noi e che noi abbiamo però il compito almeno di rileggere ogni tanto attraverso piccoli gesti di coerenza. Questo gemellaggio è un gesto di coerenza con la nostra storia che secondo me porterà buoni frutti. Innovativo e rivoluzionario allo stesso tempo, perché è il primo distretto religioso, distretto religioso culturale europeo, perché sta nascendo in questo momento. Oggi abbiamo dato i Natali a questi grandi movimenti religiosi che rappresentano praticamente lungo il cammino della fede per quanto riguarda i cristiani legati al cattolicesimo, San Michele Arcangelo. Per quanto riguarda il mondo slavo, tutta quella grande cultura, San Nicola di Bari. E l'evoluzione, la sintesi di questa evoluzione, di questi due mondi che si confrontano, che si sono confrontati dopo la caduta del muro di Berlino ancora più forte, paradossalmente in qualche maniera può essere anche ricondotta alla figura di Padre Pio.